Ciao ragazzi, Via Italia e appassionati della VR in generale, Luca Ardi qua con voi per portarvi il mio personale debutto su iRacing in VR. Sì, lo so che iRacing è un simulatore di guida per piloti professionali, però ho detto proviamo a abbonarci 3 mesi con lo sconto del 50% e vediamo come va, vediamo che figure e barbine possiamo fare online. Con il mio Oculus Quest 2, Thrustmaster T300 e la mia super postazione, ho detto è il momento di farlo, anche perché poi alla sera la richiudo e va via. E quindi problemi non ce ne sono. Ma torniamo ai racing, torniamo al mio debutto. Ovvero ieri sera, dopo 3 ore di test, mi sono iscritto alla prima season. E alle 3 del mattino è partita la gara a Orient Park. Allora, mi qualifico sorprendentemente secondo. Ho detto, ma vediamo come va, anche perché veramente il gioco è molto difficile. E dopo una partenza molto delirante, con i buoni propositi, dico, stiamo attenti a questa gincana che in due non si passa. Lui alzerà il piede perché sono davanti. Ma i buoni propositi finiscono subito, perché lui mi tampona e quindi già parte male il mio debutto su iRacing. Rientro in merdodicesima posizione e tento di recuperare quello che riesco, di salvare il salvabile, e arrivo davanti a due in lotta e dico, ma allora, aspettiamo un attimo, non sarò solo io quello che esce di strada, vediamo se anche gli altri si autodistruggono stile Destruction Derby. Questa tecnica la maestro Shifu porta i suoi frutti subito intorno al quarto giro, quando quello davanti a me decide di auto-uccidersi così, senza un motivo apparente, e se ne va. E quindi dico, bene, grazie, posizione guadagnata, e si va oltre. Andiamo oltre e questa tecnica continua a avere i suoi effetti, perché nella stessa curva un altro personaggio di dubbio gusto va per campi, forse non so cosa andava a cercare. E dico, bene, andiamo avanti così, ma prima o poi sorpasserò qualcuno ed ecco che arriva, non vi preoccupate che arriva. Tento la tattica carogna sulla spalla, nel senso che è inutile che lo attacco, prima o poi sbaglio io, vediamo se sbaglia lui, cioè siamo tutti rookie, non tutti hanno la stessa potenza e soprattutto la stessa tecnica di rimanere freddi sulla pressione, e allora gli tengo lo scarico tallonato, prima o poi farà un errore. Vediamo se paga la mia idea, paga subito perché il tizio esce, mi regala un po' di spazio, io mi infilo nel buchino e dico, olè, si passa, ma lui non ci sta e mi timbra il sedere della Mazda. E vabbè. Vanno avanti, la gara si va avanti, arriviamo all'ultimo giro, conscio ormai del fatto che la gara fosse finita, vedo lui. Quello che al primo giro mi ha buttato fuori. E allora parte un attimo il berserk e dico, lo devo sorpassare, devo vendicarmi. Ed ecco che all'ultima gincana prendo velocità, lui clamorosamente esce malissimo, lo svernicio all'ultimo tornante, la mia rivincita è fatta, la mia piccola vendetta personale è compiuta, sono sesto come prima gara. Male non è andata, possiamo ritenerci soddisfatti. Bene, questo è stato il primo tentativo. Vediamo come andranno gli altri. Vediamo anche se può piacere l'idea di portare avanti qualche video del genere. Da Luca è tutto. Vi ricordo ancora gli appuntamenti con Via Italia. Ciao belli, ciao ciao ciao.